Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video da Credendario. Oggi sono entusiasta a presentarvi questo scooter moto scooter, come volete voi, perché le impostazioni, come vedete, i tre punti fondamentali sono più da moto che da scooter. Perché sono entusiasta? Perché da ragazzino avevo l'MBK Nitro, oppure se vi ricordate Yamaha Aerox, ed è molto simile, quindi è venuto un po' un soffio nel cuore, dico ritorniamo un po' al passato, 30 anni fa circa, e quindi devo dire che come linea mi piace. Ovviamente questo molto più moderno, sono passati 30 anni, quindi è stato cambiato varie cose, oltre che elettrico, ma è stata modernizzata la linea e quindi mi piace ancora di più. Tolto questo, ragazzi, iniziamo con la chicca di questo scooter. Intanto accendiamo la luce per farlo vedere bene. Alexa, accendi moto. Perfetto. La chicca di questo scooter, ragazzi, 8 anni di garanzia sul pacco batterie e BMS, 8 anni oppure 80.000 km, quello che raggiungiamo prima, ed è tantissima roba, perché io è il primo scooter moto che sento che ha 8 anni di garanzia sul pacco batteria, 2 anni su tutto il resto. Ma 8 anni di garanzia, se ci pensiamo un attimo, vuol dire che questo scooter è stato studiato veramente bene, perché ci danno una garanzia che loro sono tranquilli che effettivamente questo pacco batteria durerà nel tempo. Ma non solo, noi ci stufiamo dopo 4 anni di questo mezzo, vogliamo comprarne uno che magari è uscito più bello, lo rivendiamo ancora in garanzia, con 4 anni di garanzia ancora sul pacco batteria, cioè lo vendiamo come se fosse quasi nuovo, e un valore aggiunto, ok? E non è poco. Altra cosa, ABS due canali separati, ABS ruota davanti, ABS ruota posteriore. Anche qua è un altro valore aggiunto e devo dire che abbiamo già due belle caratteristiche. Altra bella caratteristica, motore centrale, lo vedete qua, è proprio qua così. Motore centrale raffreddato ad aria, 5 kW, quindi 5000 watt, ma di picco, schiacciando questo tastino S che poi andremo a vedere nella prova, che sta per sport presumo, tenendolo premuto ci fa andare il motore a 10 kW, quindi 10.000 watt, ok? E si sente, io l'ho già provato, quindi si sente la differenza. Altra caratteristica di questo scooter, 125 kg, sembrano tanti, ma una volta a bordo, essendo anche corto, non si sentono per niente. Io ho fatto un pezzettino solo per provare proprio qua e devo dire che effettivamente lo si butta giù, si fa quello che si vuole, è veramente un giocattolo. Altra cosa veramente spettacolare è la trazione di controllo. Quindi noi sulla ruota posteriore, se è bagnato, abbiamo anche il traction control, e anche questo è un valore aggiunto insieme all'ABS, come vi dicevo prima. Sistema di accensione molto semplice, abbiamo il keyless, ok? Quindi ci basterà avere questo telecomando in tasca, ma ovviamente se il telecomando fosse scarico possiamo mettere la chiave e girare, ok, in questo modo qua, ma siccome il telecomando è carico basterà pigiare, si attiverà, giriamo e lui partirà, e adesso si metterà, come vedete si è acceso ed eccolo qua, pronto per partire. Se schiacciamo e giriamo dalla parte opposta ci tira su, ci sgancia la sella, dove noi possiamo tirare su questa sella. Abbiamo l'OBD, abbiamo l'interruttorino generale e un piccolo spazio per i documenti, pochissima roba. Ma non vi ho detto altre cose. Pacco batteria da 58 A, stimata un'autonomia di circa 140 km orari. Per caricare questo scooter, un punto debole purtroppo, il caricatore esterno, che è questo qua. Quindi ce lo dovremmo portare dietro, oppure caricarlo a casa, perché ovviamente non l'hanno inserito.
un semplice sciuco da casa e un attacco, come vedete qui, un po' particolare, dove andremo a aprire questo sportellino e praticamente lo inseriamo qui e carichiamo praticamente da lì. Questo diciamo che è un po' un handicap. L'altro handicap, sempre dovuto al caricatore, che purtroppo per caricare questo mezzo, questi 58 A, ci vanno circa 7 ore. Ragazzi, l'ho girato dalla parte opposta per farvi vedere questa cosa interessante. Motore centrale con una cinghia che va alla ruota posteriore. Nella ruota posteriore, come vedete, c'è una serie di ingranaggi, perché i 58 Nm di coppia che sviluppa sull'albero centrale, con questo sistema che è un sistema gestionale della coppia, riesce ad arrivare a 336,4 Nm, e devo dire che è tanta roba. Altra cosettina, abbiamo qua un piccolo vano e abbiamo qua una USB per poter caricare il nostro cellulare e metterlo tranquillamente qua, che non scappa. Cavalletto solo centrale, 800, quindi 80 cm la sella, la misura dalla terra alla sella, e devo dire che comunque è un bel giocattolino. Una volta tirato sul cavalletto, schiacciamo il tastino ed è pronto per partire. Avete visto? È un bel razzino senza schiacciare il tasto sport. Ok, mettiamo in sicurezza. Abbagliante e 4 frecce. Ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qui. Qua, come dicevo prima, lo spazio con l'USB, questo è lo spinotto per caricare il mezzo. Display, abbiamo l'orologio, percentuale, i chilometri che facciamo quando lo usiamo, il range stimato adesso in questo momento con la percentuale, e come vedete commuta in questo momento a 93 km, c'è lo scooter fino adesso a 93 km di vita. Abbaglianti, cosa che non mi è piaciuta è la freccia, che purtroppo dobbiamo andare in mezzo a spostarlo noi, non ha il pulsantino. Peccato che non ha neanche per il lampeggio. Lo sport, come dicevo, poi lo vediamo, perché quando poi si va, vediamo qua che c'è un simbolino e le 4 frecce. Ok, questo poi per partire nel momento che noi decidiamo di andare. Qua è molto semplice, così si spegne, tiriamo giù, in questo modo apriamo la sella, e qua lo spazio che vi dicevo, dove c'è anche l'interruttore generale. Ok, come vedete anche le pedane sono fatte veramente molto bene, anche questo attacco che vedete qua della targa è molto molto fisso. Non è vero, non vi ho parlato dei copertoni. Comunque i copertoni sono 110 80 14 l'anteriore, come vedete un freno a disco con l'ABS. Facciamo che accendere così vediamo anche un po' la bella illuminazione, eccolo qui. La vedete il pacco batteria, un pacco batteria ermetico, perché è spostare in acqua sotto un metro per un sacco di ore e non succede niente, quindi non ha nessuna problematica. Da posteriore 140 70 14, anche dietro c'è già una bella sberlina di gomma. Come vedete, questo è il motore centrale che vedete, e quello continua ad essere tutto il pacco batteria praticamente situato così. Ok ragazzi, mi metto la giacca e il casco e andiamo a fare un giro. Non ha mappature, quindi ha una mappatura unica, come dicevo prima, ed è leggerissimo, 125 kg. ABS, frenando stacca il motore, cosa che mi piace poco, e accelerazione, allora
Ricordiamo che questo è un 5 kW di picco, arriva a 10, quindi nello standard è un 5 kW. Devo dire che è comodo, seduta si sta bene, poi è leggerissimo, ragazzi, sembra un giocattolo. Frenare frena molto bene. Schiacciando il tasto S qua, vediamo un po', bisogna tenerlo premuto, effettivamente la spinta la dà un po' di più. Display, non c'è il sole oggi, quindi non riesco bene a capire se si vede bene o no, perché col sole, ma c'è scritto che si adatta, quindi devo dire che effettivamente così com'è si vede bene. Il display, quello che vedete, la schermata c'è solo questa, perché il resto poi ci sarà dall'app, quindi abbiamo l'orologio, abbiamo la percentuale della batteria, abbiamo una stima di range e i chilometri che fino adesso abbiamo fatto. Ok ragazzi, prova di accelerazione, teniamo premuto il tasto sport e via. Ci siamo arrivati, stando su tranquillamente. 111, 112, 112. Allora, col tasto sport l'accelerazione da fermo cambia notevolmente. 113, 15. Ok, se non va lascio il tasto sport, vediamo quanto arriva. Allora, credevo andasse sugli 80, ma invece arriva quasi 90, 87.